spostare un po' la telecamera, ce la fai, dammi la mano? Ehi là, ragazzi! Un attimo ragazzi, scusate, stiamo posizionando un po' la telecamera. Benvenuti, 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 benvenuti in live, amici. Ah, hai visto questa BMW di ieri? L'abbiamo presa appena appena in tempo. Allora, c'è questa F430. Ciao, 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 ciao. La 430. Perfetto. Grazie, 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 Zane Boy. Ciao ragazzi, ciao mitici! Stavo quasi quasi pensando, cosa ne dite di prendere questa 430 06? È interessante, raga? Allora, cosa ne dite voi ragazzi? Beh, dai, questa va per forza comprata, eh. La compriamo, la compriamo, l'abbiamo comprata, amici miei. Eh sì. C'era anche questa bella McLaren MP. Allora, lei è un'automobile a motore centrale più riconoscibile della McLaren. Cos'è il primo modello McLaren da strada prodotta sulla leggendaria F1, però è bella, eh? Motore V8 turbo, fibra di carbonio. Sì. Ma sì, compriamola, va. Abbiamo comprato anche la McLaren e vai! E vai, raga. Allora, condividiamo un attimo la live. Ok. Allora, amici miei, se ci siete, scrivetemi che vi saluto, direttamente in chat, amici. Allora. Stasera abbiamo anche. Abbiamo anche la. La gara da fare online, amici miei.
Ok, e vai. Allora, alle 9 dovrebbe esserci la gara, eh? Ok. Ciao amici, come state? Salutatemi così vi saluto in live, amici. Allora, amici miei, perfetto, condivisa, dopo andiamo su Twitch, il mio bel canale, entriamo dentro, condividiamo su, cominciamo, Discord, bella lì raga. Telegram. Ciao amici, benvenuti grandissimi. Dai che andiamo. Vi faccio vedere che cosa ho comprato, ragazzi. Sto condividendo la live. Grandissimi, scrivetemi così vi posso salutare in live, amici, eh? Su Twitterino. E abbiamo quasi finito, amici miei. Eccolo! No, 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 guarda. Guarda cosa ho comprato. Guarda che cosa ho comprato, amico mio. Ti dissoci e ti associ con la McLaren MP412C. Dai, che zozzeria. Ciao Kevin, guarda cosa ho comprato Kevin, sta zozzeria, dice Pierpaolo. Incredibile, incredibile la zozzeria. E guarda cosa ho comprato. Da-da! Eh sì, amici miei, V8. Grande Pierpaolo. Dai che andiamo a provare sta mitica. Allora, io ho comprato questi, ragazzi. Ho comprato questi perché voglio una vita sbrigolata. Allora, in teoria, amici miei, alle ore 9 io dovrei fare chistacca. Ok. Alle 9. Quindi manca un quarto d'ora, ok? Me lo ricordate? Grande Kevin! Grande Ghia! Ma stai giocando tu, Kevin? Stasera giochi? Io voglio provare la macchina. Andiamo al Trial Mountain, visto che piace. Serio? Ciao ragazzi, benvenuti! Figa sta cosa! La torta! Che buona, raga! Bello tutto, speriamo, dai, speriamo! E come mai? Ciao amici! Andiamo a provare questa sciccheria di Ferrari F430 06. Oh, giochi tu, grande Kevin! Oh! Ma perché ha fatto la gara? Ah sì, ha fatto la gara, giusto. Dai, se ti va dopo Kevin ci facciamo un online. Oh, com'è bella rabbiosa questa Ferrarina! Grande Kevin. Allora, adesso alle 9 devo fare il Nürburgring. Perché la Russia? Ah, cazzarola. Bene, 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 dai. Un po' di fortuna ci vuole, eh. Oh! Ho distrutto tutto! Oh! E dici che siamo dentro o dobbiamo avere un po' di fortuna? Vabbè,
sta macchina bisogna settarla, eh. Perché è tosta. È bella, è bella. La elaboriamo, ragazzi, cosa ne dite? Devo far soldi, ragazzi, devo fare un po' di soldi. Ho finito i soldi adesso. Oh, che mi ha toccato entrare. Oh, è onda. Non passo. Non passo. Se no mi danno troppo via quelli là. Oh, no, c'ho i freni da concessionario, ragazzi. Bello il motorino però, eh. Bella, ragazzi, sto anche imparando a andare. Ciao amici miei, benvenuti. Tra poco, tra un quarto d'ora andiamo a fare il Manufacturing Cup, l'online di Gran Turismo. Grande biscione. Grande Pierpaolo. Ciao ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivetemi così vi posso salutare in live. Allora, questo è da concessionario, eh. Comunque stavo vedendo oggi un video della testa al Nürburgring, della Tesla. E ragazzi, le gomme fanno così, stridano, stridulano, com'è che si dice? Stridecchiano, urlano, ululano. No! È caduto il logo di Marco Drum Games! Come facciamo? È caduto! Eccolo qua. Grazie, amore mio. Eccola qui. Salutaci a Pierpaolo, mitico Kevin. C'è anche mitico Kevin. Ciao mitici! Ah, sorpasso strabiliante, incredibile! Sorpasso sulla S, l'ho sorpassato sulle strisce pedonali. Allora, adesso devo stare molto attento perché prima gli ho dato un'incartellata qua. Questa qua c'è i freni da concessionario, eh. Oh, elicottero! Ciao Carla, ciao Kevin! Ti ha salutato Kevin, amo! È in cucina, tra un po' arriva adesso. Stiamo mettendo a posto le cose, ha detto. Eh sì, abbiamo cenato un po' per cambiare. Raga, ho scassato la mia Ferrarina 430 06. Scusami Ferrarina. La quina, grazie, grazie, grazie. La quina. Andiamo a vederci un pelino di. Allora, manca un quarto d'orina, raga, eh. Vediamo un attimo questo capolavoro di 430. Ma che bella, ragazzi. Ma quanto è bella sta. Leo? Leo? Avrei bisogno, amore mio, per piacere, il casco e i guanti, che devo dare in modalità racing. Ciao amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguite il Marco Drums Games Channel nelle sue mega live. Iscrivetemi, così vi posso salutare. Bella lì. Bellissimo questo tracciato, ma anche questa macchina è bellissima. Guantini Racing, oh che legnata! Che legnata, raga! Devo mettermi in modalità racing, amici miei. Modalità racing. Tra un po' andiamo a correre online. On the line. Vieni, Olli. Vieni, amore.
Vieni, Oli. Ali. Vieni a salutare io. Ok, bella lì. Perfetto, applauso. Oh, cosa ho schiacciato? Un tasto strano. Quindi la 4.30, beh, aspetta, possiamo metterli anche dopo i guantini, eh? Questo che cos'è? Ah, 5 giri, 5 giri, andiamo oltre, mi sa, eh? Allora, 700 inferiori, Ferrari. Allora, di soldini abbiamo solo 400.000, raga, eh? Diciamo che la 430 della Ferrarina qua bisogna... non c'è proprio nulla. Non ha proprio nulla, amici miei. Sport dure di gomme, eh? Zavorra. La riduzioncina di riduzione peso, ragazzi, ci vuole, eh? Allora, sport, no, fammi vedere se ci sono le corsa. Cazzarola. Vabbè, marmittino glielo mettiamo dentro, ragazzi. Dai, facciamo queste qui. Una riduzioncina di peso. La corsa. Caspita, ragazzi. Caspita, ragazzi. Il turbetto non si può. Computerino. L'albero. Ci sta, tanti soldi, eh. Porca loca. 18.000 freni per forza. La stabilità va bene. Dobbiamo provarla così, dobbiamo provarla quello lì. Ciao amici miei, stiamo assettando per bene. Oh, ho preso le, ok, carboceramici, la mitica. Oh, il collettore? Vabbè, collettore 3006 ci sta. Questo? Bilancia freni, antifreni, sospensioni no, fritz volant. Ok, andiamo a provare il nostro bolide. La marmittina l'ho presa. Sì, l'EDS però per adesso possiamo anche saltarla. Ragazzi, ragazzi. Oh! Mi riduce un po' la copia, eh? Vabbè, però ci sta. Ci sta. Ok. Tanti soldi. Però per la 430 del 06 ne vale la pena. Allora, vediamo un attimo. Voglio ancora fare Trial Mountain. Trial Mountain. Dragon Trail, scusate. Allora. E la voglio fare a difficile, così ci organizziamo un po'. Poi alle ore 9 c'è la parte online del Tutto Lambaradà, ragazzi. Devo fare il Manufacturing Cup. Allora, adesso voglio proprio vedere la differenza, amici miei, eh. Oh, che cosa è successo? Perché ha fatto questa roba? O mi hanno preso dentro, questa macchina ha tanti di quei cavallozzi. Ha tanti di quei cavallozzi che devo stare proprio attento, eh. Oh, eh sì, amici miei. Ma quanti cavalli hai? Ma quanta coppia hai, amica mia! Oh!
Mamma mia! Ciao amici! Oh, così freno, amici miei! Oh! Cacchiarola! Caspita, amici miei, devo tirare su TCS a 4. Dai. La motore spacca, eh. Controllo di stabilità a manetta, amici miei. Ah, ieri avevo fatto la prova a tempo, ecco cos'era. Possiamo fare anche una prova a tempo, sinceramente. Ciao amici! 4.30 tra... Allora, come si chiama questa pista? Ma quanta potenza hai, Ferrarina? Mi fai scaricare per terra la potenza? Oh, mi hai fatto mettere la marcia. Anch'io in questo momento. Anch'io, Pierpaolo. E non ti dico, schiacciata in mezzo a un po' di ketchup. La sgaloppina. Mamma mia, sta macchinina. A tenerla in strada, raga, a tenerla in strada, ma quanto è divertente, ma quanto è figa. Ho fatto bene a comprarla. Non ho ancora provato la McLaren, però, vi devo dire la verità, ho speso un sacco di soldi per potenziare questa e 100.000+ della McLaren non li ho presi. Beh, quando ci sarà che si può comprare, la compro molto volentieri. Per te la compro, per Paolo. Non c'è ancora, non l'hanno messa, non l'hanno messa in vendita. Non me l'hanno messa in vendita, per Paolo. È quel punto qua che non riesco a dargli gas. Guarda che roba! Vai, vai, vai! Sono riuscito a dargli gas adesso. Grandi ragazzi! Ah! Quando giocherai Tokyo così ti dissocio. Va bene, va bene, va bene. Allora, penso domani sera, sinceramente, visto che ho fatto mercoledì e giovedì a Gran Turismo 7, credo proprio che domani sera giocherò a Tokyo o a Borderland. Adesso vediamo un attimo. Allora ti dissoci già adesso per domani, giusto? Grande. Sì, dissociati. Che bella che è sta macchina. Ci sta di brutto sta macchinetta, eh? Allora, vediamoci un attimo di gameplay, perché adesso bisogna andare a fare l'online con Trial Mountain.
Amore? Amore? Oh! Tutta di traverso! Ma quanto è bella sta 430! Lì c'è una Enzo. La Camarozza, bella. Bella. 430 è spettacolo. Chiere play, raga, chiere play. Che figata di replay. Volevo vedere la parte. Wow! Che missile, che proiettile! Che proiettile! Ai, qui l'ho preso un po'. un po' larghina, eh. Anche la prima volta l'ho presa larghina, però. Ah, vabbè. Sì, diciamo che gli ho dato io un colpetto, ma anche lui poteva evitare, eh. Bella larga sta 430, eh. Come viaggia, raga. Ciao amici, benvenuti amici di Twitch. Scrivetemi che vi saluto e iscrivetevi al canale, amici, eh. Insomma, come scoda, come scodinzola. Allora, stasera ho comprato la 430 e la McLaren, raga. La 430 e la McLaren. Incredibile, direi. Ok, dai che dobbiamo andare online. Quella Kiri, ciao amico, Ferrari F430, Kiri, guarda che spettacolo sta macchina, è un proiettile, tende un po' di potenza a andar via di culo, però è un proiettile, qua... Freni carboceramici, 100.000 euro, sì, Ferrari F430. Ho comprato anche la McLaren, MP40, mi sembra. Adesso te la faccio vedere e poi andiamo online perché c'è il manufacturing. Ma sono il primo di chi? Della live? No, amico mio. Allora, ho comprata... No, c'è il mitico chi? Pierpaolo, c'è il mitico Kevin, c'è stata anche altri amici che sono entrati e usciti. No, tranquillo. Allora, ti faccio vedere la macchina, eh?
Bella, hai visto lì che ti ho mandato? Dove l'hai mandato? Dove l'hai mandato? Dove l'hai mandato? Stavo vedendo il televisore. Allora, guardate, eh. Ah, sì, ho capito quale link. E ho preso anche la McLaren, ragazzi, eh. Ci sta dentro anche lei, eh. McLarina. McLarenina. Andiamo subito a fare online. Stasera abbiamo partecipato allo sport, ci siamo iscritti ieri sera con la Ferrari, con Manufacturers Cup, partecipiamo, cambia auto, ok, la 430 Ottavia, la macchina, la macchina, allora, ho queste gomme, partecipiamo. Ok, la Spider dell'Alfa, dici? Ferrari Spider. Ciao amici, stiamo andando online al Nürburgring e Lord Schleife, come dice l'amico Kevin, Nürburgring e Nord Schleife. Ok, speriamo di averlo detto giusto. Kevin, se ci sei ancora, ti sembra, non lo so, non lo so. Allora, siamo online, amici miei, eh. Facciamo un po' di riscaldamento. Mamma mia, che emozione. Devo stare attento, eh. Ciao Moris! Grande! Sono online, il primo si è già girato. Grande! Ciao Manuel! Ormai ci sono anche corse mondiali ufficiali. Beh, questo è il Manufacturing Cup, sì, quindi è ufficiale. È con tutta la gente del mondo, sì. Dopo faranno anche le sport, sul Gran Turismo, come facevano sullo sport, come sul GT Sport. Grande Morrison! Oh, 28 secondi di surriscaldamento e basta. Di riscaldamento, non surriscaldamento, scusate, ragazzi. Sono esaltato, ma... Ui ai ai. Ah, scusa Maurizio, scusa. Cioè, mi sono rincoglionito adesso. Allora. Scusa. Prima era entrato Manuel, ho salutato lui e ho fatto confusione. Grande. Per quello che io dico Morris, ma raga, dico il vostro nome che vedo perché. Oh no! Oh! Maurizio, sì, scusami, boss. Ragazzi, le qualifiche. Ah, le qualifiche. 13 minuti di qualifiche. Dai. Tempo limite. 13 minuti è un giro. Cioè, dai, usciamo. Via. Tutto fermo. Oh, speriamo che non si sia inchiodato, eh. Dai, voglio correre. Dai, che voglio correre. Stavo sentendo il tuo messaggio, Maurizio. Dai, che voglio correre. Ciao amici miei, siamo nell'online ma non sta succedendo niente. E beh, pure chat scriviamo ciao. Ciao. Ok, no, la chat funziona. Dimmi Kiri, mitico. Ciao ragazzi, benvenuti in Marco Drums Games Channel, stiamo facendo il Manufacturing Cup, quindi penso che è online, con tutta la gente. Tipo campionato normale. Sì, ci sono. Problems again. Qualcuno reale.
What this? Infatti, vediamo il tempo, poi provo anch'io e vediamo come siamo messi. Grande, grande Maurizio, sì! Allora, vediamo un attimo, perché qua si è inchiodato tutto. I ragazzi stanno dicendo, what is the problem? Vedi? They really need to fix this himao. No. Ma che ho fatto un commento. Course broke. The game is und broken. Facciamoci un po' di pubblicità, ragazzi. Ma no, ma stanno andando gli altri. Ma io voglio andare. Oh, 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 si è sbloccato. Ah, per fortuna c'è. Perché penalità? Ma no, non sapevo. Bisogna stare attenti anche ai regolamenti qua. Vabbè, dai, 3 secondi. Minchia, 3 secondi. Vabbè, calcoliamo il giro senza i 3 secondi, ma non credo di farlo. Scusate ragazzi, adesso non vi posso leggere, eh? Al Nürburgring non ce la faccio a leggere, a meno che siano sui punti dritti, eh? Siamo online, campionato manufacturing, ho già 3 secondi di penalità. E non ti girare. Ok, non distraiamoci, Marco Drans. Oh, questo qua non gliela dà la penalità. Strunz, va. Dai che lo passiamo. Ti passo l'esterno, ti passo. Scemunit. Prevedo una gara tosta, raga. Se cominciano così. Ah, bravo, bravo, Tede. Spagnolo, eh? Bravo. Questa Ferrarina qua non è che la conosco proprio tantissimo, eh? La pista abbastanza, ragazzi. È il Ferrarino qui che... Oh, guardalo come... Oh, mi sbifora via. Che è un piacere. È un piacere, ah! Dai. Ciao, ragazzi. Ciao, amici di Twitch. Devi leggermi, amore. No, leggi da dietro. Di solito il bando rotto. Sì, ma vaffan. Porca miseria. Sto scemunito che mi ha passato da dentro. Mi è passato. E non posso, è online. O ti intersechi. Qua si prendono le penalità così, raga. Ciao amici mitici. Siamo al manufacturing Cup con la Ferrari, che ho firmato il contratto online e come prevedesi l'online ci sono i stupidozzi che mi vengono addosso e si prendono le penalità perché mi sorpassano dove non devono venendomi addosso. Sì, taglia, amico mio. Sì, dai. Sì, c'è il micro di Vitico Pier.
Non ti strabisare, Ferrarina. Non fare così, stupidozza. No, ma dai. Ma perché mi si gira a me? Mi ha toccato dentro qualcuno. Che cacchio. È Nürburgring, Nürburgring, Nordschleife. O come dici tu? Nürburgherino. Cazzarola. Ciao amici di Twitch. Mi hanno appena brancato dentro. Oh my god! No, scusate, raga. Ero troppo felice di salutarvi. Ciao amici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivetemi così, così scrivetemi in chat, così vi saluto, amici. Sto facendo Nürburgring e sono un po' preso. Cosa Kiri, cosa dice? Eh no, non dice. Grande Kiri, tutorial di cosa? Mi dissocio da tutte le Ferrari. Va anche benino, non ho capito perché mi si... Nel cambio direzione mi... Cosa ha scritto? Ciao amici! Ciao mitici amici di Twitch! Corriamo per la vittoria, ragazzi, corriamo per la vittoria. Victory Manufactured Cup. Stavo andando bene. Lo spagnolo mi è venuto addosso. Siamo online, raga. Lo spagnolo mi è venuto addosso. Abbonatevi. Grande Pierpaolo! Grandissimo amico. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Le altre? Sì. Figo. Fai un tutorial come si usa bene OBS, Kiri, che mi serve. Non sta andando tanto bene come pensavo. Madonna, quanto ci ho messo a fare quella curva lì? Mezz'ora. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, siamo online, siamo al Nürburgring Nordschleife, oppure come dice mia moglie? No, no! Il Nürburgherino. No, del OBS, il OBS, programma per streamare, Streamlabs OBS. Vabbè, ma perché mi va via di culo? La madoscura. Ciao, raga. Bravo, OBS. Sì, vienimi addosso, scemuniti. Dai, stai dentro Ferrari. Ah, ok, perfetto. Sì, ho fatto tutto, è solo che... Roby! Ciao, grandissimo! Allora, siamo online, Manufacturing Cup. Qui vedo gente già vero che sportella, mi ha fatto girare due volte, quindi no, dai, che teste di... Guardalo, sei contento adesso? Sei contento che mi hai buttato fuori? Chi è quello scemunito lì? Questo qui è l'italiano. Quell'altro scemo che mi ha buttato fuori? Ah, il tedesco. Fanculo. Sì, ma non tiene sta macchina, ma c'ha consumo gomme. Ma perché? Lampeggiano. Ciao ragazzi, ciao amici. Allora, siamo Manufacturing Cup, è la prima volta che lo faccio, quindi dai, speriamo che ce la caviamo. Ciao amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivetemi in chat così vi posso salutare. Grande Roby è entrato adesso.
Allora, c'è gente scorretta, ragazzi, eh? Molto scurrile. Questa macchina ha cose strane. Subirai? Perché? Perché? Subirai una decelerazione obbligata? Non ho mica fatto niente. Ah! Ah, bello! Una decelerazione su un pezzo dritto! Grande gioco! Ci siamo! Ah, erano i 3 secondi che di penalità, ok. Quindi praticamente è un giro andato. Non lo so, Roby. Grandi, ciao ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, eh. Nabbettino. Mi sa di sì. Ciao, bruschetta. Gioco boia. Allora, siamo alla manufacturing. Alla manufacturing cap. Brusche. Grande! Leggimi cosa scrive, amore, per piacere. Grande! Si è fatto la manufacturing cap. Grande, brusche! Così si fa. Bella lì! Io non credo, non credo di arrivare terzo stasera al Nürburgring. Allora, al Nürburgring Nord e Nordschleife, eh? Oh, questo qui da dove cazzo era? Dai, dai che ce la giochiamo tra questi due. Grande brusche. Che cazzarola. Mo. Un attimo, tata, devi, è online, non si può. O ti tiri fuori o non fai così. Allora, adesso non posso leggere, ragazzi, perché non è andata via. Si può battere? Che si chiama Mustafa, dai. Io ci provo, ma sta macchina. Io non credo. No! Stavo guardando dietro dove era quello lì. Porca loca. Mi ha superato. C'è Thoradin, non l'ho visto. Ciao Thor! Grande Thor! Nürburgring e Nordschleife, come dice l'amico Kevin. Dopo andiamo online, Bruschetta! Ci sei, Brusche? Grande Thor! Leggimi, amore, per cortesia. Ciao Thor, mitico! Mitico Thor! Oggi abbiamo bevuto la birretta insieme, pomeriggio. Sono venuto nella tua live, grande. Col mitico Davide, vero? Domani, domani, bruschetta. Va bene, va bene. Benissimo, brusca. Vai tra. Visto che siamo in parecchi, ragazzi, cosa facciamo domani sera? Bisognerebbe fare un sondaggio, mo'. Non puoi buttarti sotto come fa Leo. Non si può, non si può. Non puoi mettere il NOS. No, non ce l'ho il NOS. Qua la macchina te la danno a contratto. Quindi penso che. Oh my god! Chi mi ha fatto girare? Io da solo. No, no. Tarocchi sondaggi. Ah! Elden Ring, amico mio, lo porto su YouTube. C'è già tra l'altro i video su YouTube di Elden Ring. Sono molto. Perché? Cosa scrive? Cosa ha scritto? Non mi leggi, eh? Perché?
Resident Evil. Ma quale Resident Evil? Oh, quale Resident Evil? C'è Tina Teens Wonderland. Ha preso voti assurdi. Ciao amici miei di Twitch. Abbiamo Tokyo Ghostwire Tokyo. Quanto è scritto? Raga, non sapete come sono tirato come una corda di violino. Cazzarola, sto andando bene. Resident Evil 2 Remake, sì, ce l'ho per averlo, ma ciao ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale e iscrivetemi così vi saluto. Dove si scrive sta cosa? Ma io sull'ultimo, io faccio quello Ultimate, quello da 120, perché alla fine mi interessa provare i giochi, ti dico la verità. Ciao amici di Twitch, grandissimi, benvenuti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e scrivetemi in chat che vi saluto, amici miei, grandissimi. Siamo al Nürburgring Nordschleife con la Ferrari, non so che GTR 3 o 4, boh, non me lo ricordo più. Ho firmato il contratto però, sono in contratto con la Ferrari. In più ovvio. Non ho capito. No, ho capito. Oh, grandissimo Thor. Allora, ho provato con la Series X, sembra che va un pelino meglio. Devo provarle live, però scatta ancora un po'. Sì. ID della Play, amo. ID della Play. Identità, ID. ID PSN, ID Play. ID della Play, amo. Regala un abbonamento a Kiri. Regalate un abbonamento a Kiri. È vero. Dai ragazzi, regalate un abbonamento a Kiri al mio canale. Dai, grandissimi. Che siamo online. Ciao amici. Ciao mitici. Oh! Beh, dipende dai 400 giochi che mettono, Kevin, perché sono con 400 giochi e passa che vogliono mettere, come il Now, dipende che giochi mettono, vedi, tipo adesso c'è nel Now quello che mi interessava a me, 50 euro costa Shadow qualcosa, se mi mettono quelli, più gli sconti, quello che abbiamo adesso del Plus, più mi mettono le prove dei giochi, non so, 2 ore, 3 ore, quello che è, sinceramente per 120 euro l'anno, sono 12 euro al mese, io faccio quello lì, capito Kevin? Invece di 60, che si paga adesso, scusami, che poi magari si troveranno anche le offerte, perché adesso hanno fatto il servizio così, poi sai che magari comprandole su altri rivenditori si trovano le offerte o roba del genere. Beh, bisogna vedere un po'. Kiri, cosa ha scritto? Ma vuoi? Sì. Poi tra l'altro si potranno anche scaricare, tra l'altro, e si potranno giocare online se uno ha la, se in streaming, se uno ha la linea fica. Quindi per una persona come me che ha tutti gli hard disk pieni, il 5 tera esterno, il giga SSD extra e quello della Play, sinceramente, se funziona bene. Ah, grande Gear. Madonna, sto correndo bene. Avete visto che non c'erano i cretini dietro che mi brancavano dentro? Ma non è che sia l'ultimo giro. Doveva essere nella qualifica, in teoria. Cosa c'è scritto sotto in giallo? Sono delle cose che vengono in giallo in piccolo, che sono quelle di gara. Poddi, un nuovo record. Sono arrivati adesso. Un minuto.
beh, lo so che tu sei un... Kevin? Dai, dai, dai che la finiamo sto giro. Quanto ci metterà Marco Drums Games? Adesso mi devi fare un sondaggio, amore, e vedere che gioco portiamo domani sera, eh? Voglio sapere dagli amici che gioco vogliono vedere. No, non ha niente a che fare con gli emulatori. Sì, beh, diciamo che io non... A parte che non ho PC per fare una roba del genere, quindi quello che sto usando adesso forse non va neanche bene per OBS, quindi figuratevi un po' se mi metto dietro a fare le emulazioni dei giochi PS2, PS3, PS1. Dai, 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 dai! E vai, ricontattato, grande Pierpaolo, hanno visto che hanno fatto una cazzata. Oh! Dodicesimo. Ah, va bene, hai fatto bene, che cavoli. Però ho detto io questa volta, non si fa così, Vieni, vieni. Si vede tutto, ma... Devi anche metterti i pantaloni, Io ci do i pantaloni. Ah, sì. Che vuol dire, vecchi pantaloni? Ci do i pantaloni. Mi sono sentito come una ruota di scorta. Hai ragione. No, è tutto tirato, ma non puoi. Sì. Ma se tiriamo... No, non puoi. È tutto tirato i fili. Finché lo mettiamo a posto. Ah, ma non era... questa era la... Era la cosa, non era la gara. I tre giri, vedi? La qualifica. Ma raga, qualcuno di voi sa farmi un bel logo? No. Anch'io sto cercando chi me lo fa. Mi dai quel cuscino, amore mio, per piacere? Un bacino. Dai. Allora, devo andare in... Allora, dobbiamo riscattare. Io conosco, ma costano. È il logo sulle 70 euro con il copyright. Vero, bruschetta? Solo il logo, eh? Di... Che carucci. Sì. Pierpaolo ha un'amica che è grafica. Pierpaolo? Pierpaolino? Dai, Pier. Pier? Un bel logo? A Marco Drums Games, dalla tua amica che gli faccio pubblicità? Dai, chiediglielo. Chiediglielo, amico mio. Un logo sponsorizzato da Marco Drums Games in live. Oh, dov'è che mi fanno partire a me? Sì, Pierpaolo, chiediglielo. Dai, che gli faccio pubblicità. Viene, si iscrive al canale, mi fa l'abbonamento, mi regala il logo e io la ringrazio online. Faccio da sponsor. No, lei fa da sponsor a me e io gli faccio pubblicità a tutte le live. Cioè, come si fa a scattare i sondaggi? Non lo so. Non lo so neanche io, però... Spendete i vostri miticoin, ragazzi, spendete i miticoin. Adesso facciamo i sondaggi. Sondaggio di Robby. Che mezzo questo. Ma possibile... Bruschetta, tu che lo sai... Ma le auto che ti danno... Vedi, io c'ho questa qua. Come me l'hanno data, io l'ho portata qui. Non è che dovevo elaborarla prima di fare sta gara? Dai, ragazzi. No. Ah, no, così è, così te la danno. Ah, ok. Ah, tutto bloccato. Ciao, amici di Twitch, grandissimi. Scrivetemi che vi saluto online. E iscrivetevi al canale. Ne avevo spesi prima mini per il sondaggio? Tra i tre? Se arrivi tra i primi tre verrà qualcosa. Adesso lo facciamo. Facciamo il sondaggio, Roby. Non so come riscattare, però facciamo il sondaggio. Vai, facciamo il sondaggio adesso. Allora, voi dite che forse è meglio da qua? Vediamo un attimo. Non voglio fare brutte figure. Calla, ho appena detto. Sei anche girata. Ma sei serio, gioco? Ma perché? Ma perché ti sei anche girata? Ma vai a chiedere, ma perché?
Dai, corriamo la nostra gara tranquilli. Ma perché si gira? Ma non ho capito, ma perché ti giri? Ma perché ti stai girando adesso che è iniziata la gara, fai così? Ma cosa fai? Ma che cazzarola fa? Sì, ma non era proprio erba, che è bruschetta. ma non tiene niente. Ma che cazzo? Dai, dai, modalità. Ah, perché non ho messo i guanti, il casco. Ecco perché. Ma dai, ero arrivato al dodicesimo. Eh sì, sono tre giri di gara. Devi fare il sondaggio, ma sicuramente non frena. Ah, c'è anche il consumo qua. Ah, andiamo bene. Allora, dai, consumi iper economico. Neanche sulla Bianca Sky metto i consumi così bassi. Caspia, ciao amici di Twitch, benvenuti, mi raccomando scrivetemi che vi saluto, eh. Ah, ma non credevo che... Ah, ma non... Troppo sei, eh. Siamo 5? No, vedi che c'è qualcosa che non va. Ma come non sai dove è finito il casco? Me l'avete già perso. Vai, votate. Votate, 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 ragazzi. Sì, grandissima Crizia. Tra un po' entra in live. Sì, sì, dì di iscriversi al canale, eh. Grandissimo Pierpaolo. Tanto qua sono ultimo, quindi possiamo anche tranquillamente parlare in allegranza. Vai Leo. Oh. Due minuti di sondaggio, amici miei, votate, votate, votate. Bella, amici di Twitch, siamo al Manufacturing Cup con la Ferrarina. Non credevo nemmeno, sono ultimo, sono, non si può rifare online, è quello che ho detto di, non si può rifare, non si può, è Manufacturing Cup, se una volta fatta l'hai fatta, Oh, ciao amici miei, benvenuti, grandissimi. Votate, votate, votate. Tanto credo che vinciate tutti, eh. È un po' difficile se arrivo tra i primi tre, sinceramente. Leo, basta, amore. È online e devo stare concentrato. Se fai così mi fai perdere. Vai. Ah, grandissimo. Grandissimo, grande. Stai installando Twitch apposta per iscriversi al canale. Grande. Leo, basta. Amore, diglielo, Carlo. Sì, ma tutto quello che sta facendo non va bene. Ok, dai, 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 dai. Oh, madonna, non era la serata giusta per fare sta cosa stasera. Abbassa, amore mio, grazie. Scusate.
Ah. Grande figlio di Kiri che ha fatto un casino. Ciao! Chrissy! Aspetta, come si chiama amore? Ciao Mitica! Grandissima! Amica di Pierpaolo! Leo! Si chiama Chrissy. Basta. Ciao Mitica, benvenuta alla live di Marco Drums Games. Mi raccomando, iscriviti al canale e se riesci a farmi un logo strafichissimo come quello che vedi qui, ti ringrazio tantissimo, eh? Che difficile. Non gli dico niente. Dai, 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 dai. Sì, sono l'amica di Pierpaolo. Grandissima! Benvenuta prima di tutto. Mi sono schiantata. Ciao Crizia! Ciao Crizia, mitica, mitica, mitica! Che figata questa live! Crizia è una cosa incredibile. Vieni, amore mio, a salutarlo, non star lì in disparte. C'è qua anche mia moglie che ti... Adoro grande... davvero? Grande! Allora, ti dico la verità, stasera non è che sto facendo proprio una gran sfida, eh? Non è che sto proprio andando benissimo. Quindi ti chiedo scusa a prescindere. Grandissima Crizia. Dinamo. Il sondaggio come è andato a finire? Stiamo facendo anche i sondaggi, eh? No, Chris, io stavo... Vedi il mio logo strafichissimo? Vedi questo logo strafichissimo cartonato? Avevo bisogno di un logo così da mettere in OBS. Quindi quando faccio le live, per dire, sai, sotto tutte queste cose qui, il logo figo, basta, tutto lì. E... ecco, sai, ecco qua mia moglie, Crizia. Carla, Carla, si chiama Carla. Ciao, ciao, ciao. E niente, quello, io avevo bisogno quel logo fighissimo così. In formato digitale e che non sia tipo copyrightato, roba del genere. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto, mo? Grandissima. No, sai perché? Ciao Carla. Ciao. Amore, dimmi, lei è Olivia. Abbiamo. Lei è Olivia. Saluta Crizia, Olivia. E tutti gli amici di Twitch, eh? E ringrazio la periferica. La periferica, mamma mia, stasera non ci sono. Scusate stasera, scusatemi a prescindere. E ringrazio Twitch che mi permette di fare queste live stramitiche insieme a voi, raga. Allora, Nürburgring stasera non ci doveva essere, doveva essere un qualcosa di più tranquillo del Nürburgring. E poi tra l'altro, dove sono gli altri? Non c'è più nessuno, ragazzi, sto correndo da solo. Cagnolina Trilli, è la sua cagnolina. Cagnolina o gattina? Però ha detto Trilli, grande Trilli. Trilli e Crizia, grandi, 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 grandi. No, niente, ti dicevo, grandissima Crizia, che avevo bisogno delle grafiche per OBS. Hai presente gli streamer quelli? Io sono uno streamer famoso, eh. Esatto, esatto. Grafiche e logo. Ecco, se almeno sappiamo orientarci su come lo puoi fare, se lo puoi fare, quanto chiedi, o se permetti con Marco Drums Games puoi farlo a titolo di sponsor e io ti faccio pubblicità tutte le live nel canale, dappertutto. Fate i loghi dalla mitica Chris. Sì, cagnolina, comunque il taglio del logo possiamo sentirci, sono master nell'illustrazione. Yes, 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 via mail, via mail, via mail, va bene, va bene, va bene. Dico io, Pierpaolo e Crizia, possiamo fare... Oh, ma non va cazzo sta macchina. Possiamo fare in Messenger? Così ti posso anche mandare magari un più o meno come lo voglio? Perché via mail è un po' un casino, secondo me. Però, come vuoi tu. Se per Crizia va bene, Pierpaolo faccio un Messenger di noi tre. Tanto Pierpaolo ha dentro te come contatto, ti aggiunge lui, io aggiungo per me, sì. C'è anche Kiri. Sì. Beh, no, quello lì. Facciamolo un altro, Pierpaolo. Facciamo un altro gruppo.
Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Oh! È meglio per me. La mia compagna. No, proprio oggi. Comunque va benissimo, un messenger perfetto. La tua compagna ti ha detto di comprare Gran Turismo 7 e tu oggi sei entrata a far parte della famiglia di Marco Drums Games. Incredibile, incredibile. Guarda, mi hai fatto, come si dice, emozionare. Sto andando a merda per questo. Grande, grande, Crizia. No, perché faccio cagare stasera di mio. No, 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 perché sono emozionato. Grandissimo, grandissima. Allora, io ti dico, compralo e poi dopo ci giochi. Quando vuoi fare l'online, ok, ci scambiamo l'ID della Play. Se guarda, guarda, guarda il logo, Crizia, guarda che spettacolo il cartonato, eh? Il Marco Drums Games è l'unico youtuber dove potete schiccherare le orecchie del drago, eh? Eh sì, infatti, è l'unico logo dove si può schiccherare, eh? Schiccherà. Vedi, Crizia, io praticamente vorrei fare un logo per l'emozione. Vorrei fare un logo figo come questo, senza copyright, chiaramente, o con copyright mio. Poi si deve vedere. Non so neanche se questo ce l'ha. Allora, in teoria no, perché avevo pagato l'app dove l'ho fatto, quindi boh, non lo so. Stiamo entrando nell'ultimo giro? È solo il secondo? Ragazzi, non ci passa più stasera? Ma devo anche far benzina? No. Per il momento no. Ma Mitico Bruschetta, perché mi chiede il consumo se poi dopo non vedo il coso della benza? Dov'è che è il coso della benza? C'è? Ah, c'è il coso della benza, minchia, non l'avevo visto, raga. Eh sì, amore mio. Caspiterina, allora devo andare a fare la benza. Mi dissocio da Marco, va bene, grandissimo. Si dissocia, sì. Ti dissoci da che cosa? Dalle gomme? Da che sto andando un po', da che sono emozionato, da cosa ti dissoci? Qual è il dissociamento totale? Si vede? Molto piccolo purtroppo. Orca miseria! È che devo allargare l'immagine, ma dimentico sempre. Devo fare l'immagine un po' più grossa. Mi dissocio dalla benza. Anch'io mi dissocio dalla benza a 2 euro al litro. Anch'io, anch'io, anch'io. È vero, è vero, è vero. Anche perché fare il GPL in una macchina del genere penso che è un po' dura. Oh! Ah, ci voleva anche questo, ragazzi. Tra un po' mi sa che mi doppiano. Ma non è possibile che non sia ritirato neanche uno? Cioè, di solito si ritira sempre un sacco di gente. Faccio io la gara. Arriva anche la notte. Oh, la mia morte. Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Eh no, non si può uscire e ricominciare, amico mio. Una volta che c'è il manufacturing cap devi finirla, se no te la dà squalificata. Non... E penso che per l'online è anche un problema, se te la dà per squalificata. In teoria il GT Sport andavi per gradi, se eri un cazzone di quelli che davi addosso a tutti, amo. Sì. Sì, grazie. Adesso stai qui a goderti una bella serata di sport motoristico insieme a noi e al mitico Pierpaolo, che è un grande. Ma io questa cosa del... Bisognerebbe fare un sondaggio, mo, eh? Ma com'era finito quell'altro di prima? Ti devi rifare. Perché? Ah. Tu hai votato che io devo rifare una gara che non si può rifare. Bello, sondaggio! Pierpaolo! Il Panda Turbo. Grande, grandissima. Allora, un consiglio, mitica Crizia, fai immediatamente iscrivere anche la tua ragazza al mio canale.
così entra anche lei e facciamo le mega chattazze, così vede un grande youtuber come guida, vero Mo? Ecco, dai, un'altra bella iscrizione, qualche bel abbonamento, ragazzi, dai, forza, forza, tirate fuori gli abbonamenti, so che ce li avete nel cassetto. Ma io sta macchina... Leggi, leggi, leggi. Leggi, leggi, leggi. Crizia, iscriviti Tirchia, dai! Iscriviti Crizia, amica di Pierpaolo. Sei già iscritta, allora chiedi l'abbonamento Pierpaolo a Crizia. È già iscritta, mi dice mia moglie. Cosa ha scritto, cosa ha scritto? No! Lo regalo io e lei, grande Pierpaolo, sì! Grande Pierpaolo! Grande! Io ho provato a regalare. Stronzolo. No, 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 Pierpaolo, regalalo per lei. Fate gli abbonamenti, raga, che qui Marco Drans Games c'ha bisogno. Gli abbonamenti di amicizia, di coccole. Ciao, a dopo, a dopo. Ciao Mitica. Ah no, Crizia. Crizia va via. Ciao, ciao Crizia, non ho letto nulla. Dai, ci sentiamo per il logo e tutte le volte che vuoi vieni dentro a trovarmi in live. Io sono in live anche domani sera 8:30. Adoro Pierpaolo. Sì, 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 è vero, è vero. E fai scrivere anche la tua ragazza, eh? Mai la pubblicità, che cosa vuol dire? Sì, sì, sì. Dai, a dopo, dopo. Dai, carica l'iPhone e entra dopo. Tanto io vado a letto alle 11. Marco, allora dopo? Sì, sì, sì. Dopo la creo, dopo la creo, dopo la creo. Però, Crizia la devi invitare te, perché io non ce l'ho. E fai iscrivere anche la tua ragazza, Crizia. Dai, dai, grandissima. Grazie, grazie, grazie mille, raga. Dai, dai, dai. Allora. Ragazzi, Nürburgring di notte, no. Cioè, già di giorno... anche vederlo adesso, non è a notte, tranquillo. A Kiri lo aggiungo, ok, sì sì, Kiri lo aggiungo io, non ho problema. Grande, grande Crizia, grandissima davvero, grazie mille, eh. Ah Crizia, poi comunque visto che stai andando corre anche mia moglie, corre anche la Carla, vero amore? Digli che corre anche tu con la tua bella. Alza il volume della voce, amore, non ti sentono. La Camaro, come si chiama? Vai, vado a comprare la Camaro. No, perché stavo pensando alla Lamborghini. Cioè, Crizia, mi ha fatto comprare la Camaro, $100,000, e non sa neanche come si chiama la sua auto preferita, tra l'altro. No, vabbè. È sfuggita di me. Sì. Ci sta. Ci sta. Oh, raga, Nürburgring in tre giri è tanta roba, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti alla live di Marco Drums. Siamo a Nürburgring Nordschleife, come dice l'amico Kevin, Nürburgring e Nordschleife, con la Ferrari, non so, GR3 credo. Stiamo facendo il Manufacturing Cup ed è andata un po' male, devo dirvi la verità. Sto cercando di farla senza fare benzina, cioè nel senso di fare i tre giri senza fare benzina, però credo proprio che anche senza far benzina con l'economico al 5, a parte errori tipo questi, che non ho capito perché mi si... il Nürburgerino, mia moglie dice il Nürburgerino, a parte queste cose qui che ogni tanto mi fa sto mezzo,
che non frena. Oh, ha detto sì la macchina, ha detto. Ecco, qui dovevo farla perfetta e recuperare un po'. Invece credo di non aver recuperato niente perché nessuno è dentro i box. Ah, andiamo bene. Non riesco a capire perché non frena sta macchina. Non riesco proprio a capire. Cosa è successo? Cosa è successo? Dodicesimo, uno l'ho passato. Non si vede niente, adesso pure notte. Ciao. Dai, non fare così. Ma poi il bello è che quando fa... Mi esce sempre, mi esce sempre. Quello che... contratti, non è che... I contratti, devi fare contratto. Te la danno loro la macchina. È una parte dell'online fatta così. Tu devi firmare il contratto con una casa, loro ti danno la macchina, tu corri con quella macchina, non puoi modificarla, puoi solo settarla e basta. E devi correre così. Quindi non è la mia macchina preferita. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Cosa è scritto? E non si può, una volta fatta è fatta. Bisogna aspettare la settimana prossima, credo, o non so quando, Kiri, sinceramente. Adesso ti... Allora, c'era dentro Bruschetta che l'ha fatta oggi. E è stato bravissimo, che ha detto che è riuscito ad arrivare terzo, grande Bruschetta. Infatti abbiamo fatto... sì, è quello il problema, non è l'online normale. Questi sono proprio campionati che tu firmi il contratto e finché non finisce la serie di campionati tu sei sempre... legato a questa macchina, a questa scuderia. Boh, a nulla. A non finire nell'erba però, che non vedo la sega di notte. No raga, di notte non ci vedo, io non ci vedo niente. Dai, entra! Io non vedo la pista. Devo far come i vecchietti, andare davanti. Ho delle problematiche a vedere la pista, raga. Ma non può diventare già giorno, no? Ti voglio, cosa scrivi? E vamo. Sei diventata vecchia, amore mio, eh? Alle 9 ormai non ce la fai più di andare a letto. vabbè, mo, dai, su, forza, forza! C'è Marco Transgames che corre! Dai! Dai, bisogna star su svegli, madonna, va che roba! Incredibile! Ah, non lo so. sì, però va letto alle 9 di sera, eh. Cioè, già mi sbadiglia così, mi fa venire il sonno anche a me. Non si può. Dai. Sì. Sì. Mamma mia, c'ho le gambe che non le sento più, raga. Grande Kiri. Sì, amico mio. I nostri sono grandi e si fanno gli affari loro. Eh sì. Fa scherzi a scrivere. Madonna ragazzi, voi non sapete che fatica sto facendo io. Non lo leggo. Ah, forse che i bambini sono grandi, amo. Sì, noi ne abbiamo anche noi due, però sono grandi, quindi... Si arrangiano da a letto, però ci sono io e il cagnolino e sì, tutti in piedi. Non riesco a andare perché non mi lascio andare a letto. Devi leggere, mio amore mio, devi aiutarmi. Sono obbligata a leggere. Devi aiutarmi, amore. Pensa dopo che non ci saranno neanche più i messaggi della Play. Con...
con Streamlabs. Sì, abbiamo cenato. Sì, 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 amico. So neanche cosa abbiamo mangiato. La sgaloppina. La sgaloppina. No, abbiamo mangiato la pasta stasera, una pasta meravigliosa. Col tonno. Buona pasta col tonno, mi piace. Pasta col tonno. E domani sera facciamo la pizza o la facciamo sabato, mo? Ma tu come? Porca loca! Per leggere. I messaggi della Play non posso. I messaggi della Play non posso levarli? Ma in che senso? C'è l'opzione, eh? Permettere o togliere i messaggi? Ciao amici di Twitch, benvenuti, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Drums Games, amici miei! Che fatica stasera, amici! Insalata di polpo. Buona, mangi tardissimo, amico mio! Che ore sono? Le 9 adesso? Mangi tardi, amico mio! Eh sì, si vede che arriva a casa tardi, eh sì. Bella lì, bella lì. Eh beh, abitudine. Abitudine, amico mio. Anch'io un bel polipozzo. Calzoni fritti ci sta di brutto. È tutto buono il cibo, raga. Tutto proprio. Manca tantissimo la Giulia, grandissima Giulia, Lord, i nostri amici. No. Ci mancate tantissimo, amici miei. Adesso dopo gli scrivo in privato. Grandissimi. Ci mancano proprio. Loro vengono dentro, chiacchierano, si ride, si scherza, amici miei. Che bella storia. E notte, raga, vedo talmente poco, amici miei. Certo, tutto scuro. Cosa è scritto? Sì, è vero. Come si dice, amico Kiri, the show must go on. The show, noi che facciamo show. Sono arrivati gli stronzi, non mi hanno neanche fatto finire il giro. Ma va! Ah, è vero, non si fa. Ma no, non lo stavo dicendo ai nostri amici, lo stavo dicendo a loro. Vedi Marco che vuol far così col pugno. Ma dai! Vabbè. Infatti! Andiamo a riscattare il biglietto, dai! Vedo soltanto. No, salva replay addirittura. Oh, salviamo replay. Ma facciamoci pubblicità, Marco Drums Games. Allora, Nur Burgering. Poi facciamo Race. E poi facciamo Ferrari. Come tag. Ok, dai, condividiamo sto bel videozzo. Un bel videozzo. Ma c'è l'amore mio l'acqua? Non so come mai finisce. Oh, 5%, raga. Dobbiamo aspettare un attimo che qui deve condividere mezz'ora di video. Ma in teoria sì, invece quanto sembra. Allora, possiamo parlare tranquillamente. Allora, come si dice? Oh amore mio, mi stai facendo il sonno, non è possibile sta cosa. Prendi un... Ecco perché non abbiamo vinto, non ho messo i guanti. Dov'è il mouse? Ma come non serve il mouse? È lì. Comunque...
vero, una pista lunga. Tieni. Comunque è vero, una pista lunga è stata. Sì. Dai, ma cosa sta facendo? Ah, ce l'ho già mandato. Oh, si può cantare una canzone? Sì, bravissimo. Allora, ragazzi, amici di... Allora, bisogna fare... Ah, bene, bene, bene. Ecco che saluto Lord. No. Gianni? Oh, ce l'ha fatta. Dove va? Cosa c'è scritto? Allora, andiamo, ho salutato. No, amore mio, non c'è, basta. Allora, ho salutato il mitico Lord. Vedi, raga, vedi? Il manufacturing cap è questo. La prossima è Tokyo. Vedi, bisogna far partecipa e scegliere l'orario, quindi domani sera alle ore 21, capite come funziona il con la GR4? Vabbè, mi darà la GR4, spero di sì, se no come faccio? Se no c'è la gara quotidiana, che sono queste, online, ma non ho il go-kart, sì, GR4, no, c'è il go-kart. Questa potrei farla però, se la devi fare per forza, insomma. Beh, per forza, non è proprio per forza, però sì, sarebbe... Perché non va bene? Ma sei serio che non devo avere... Ma che cazzo sta di... Non devo avere le gomme da corsa. Vabbè, facciamola, dai. Tanto questa è quella giornaliera. Cos'è OBS? Ah, devo fare il gruppo! Cazzarola, adesso lo rifaccio. OBS è un programma della Streamlabs che serve, amico Kiri, per poter fare... Hai presente quelle grafiche animate? Esattamente quello, le grafiche animate. Tipo, vedi il contorno della webcam che non c'è niente? Lì posso fare, dobbiamo allargare, me lo ricordi dopo che allarghiamo la web, faccio più grande, facciamo piccolino, lo facciamo più grande, basta che me lo ricordi, poi lo faccio io. E praticamente quello che sta facendo adesso PlayStation, ok Kiri, vedi che ci fa, praticamente ci mette la chat, ci mette il video, ok, e trasmette su Twitch e lo fa OBS, però bisogna avere la scheda digitalizzatrice che ho comprato, quella della Elgato, o un'altra scheda insomma, e con la scheda digitalizzatrice puoi andare su, esatto, puoi o registrare i film, registrare i video su hard disk, oppure fare le live su Twitch, YouTube, Facebook Gaming e tutto. A lui non serve questo. Invece io voglio fare le grafiche fighe e serve quella. Ho messo i guantini, ragazzi, quindi non si scherza. Non si scherza, Pierpaolo. Oh,
Oddio, oddio, ma questa che pista è? Ma frena sta macchina? Ma sai perché mi sta fregando sta pista? Perché questo Trial Mountain al contrario. Al contrario è tutta un'altra storia, ragazzi. Ciao amici di Twitch, benvenuti amici miei. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, raga. Ah no, non è Trial Mountain, è questa. Ho capito che mi sta... Sì? Bisogna fare un sondaggino, amore, eh. Dove bisogna fare anche quell'altro che si giocava i punti, sapeva. A me sembra un luogo normale. Ci serve un PNG. I pronostici bisogna fare. Dai, adesso che facciamo le gare normali. Sì. PNG. Di Kiri Game, eh sì. I loghi sono importanti e sono tosti. Sono tosti, bisogna saper lavorare con Photoshop. E la cosa più importante è che non abbiano copyright. Orca lochina, brisolina. Dai, che forse la terza volta non esco più. Ah, praticamente sta macchina non è che ha tanti cavalli, però tiene la strada da far paura. È la 155 dell'Alfa, raga. Ha vinto un sacco di DTM. Per le info. Fai i sondaggi con la roba lì che ti svegli fuori, mo. Fai i sondaggi, dai. Sì, l'ho letto. C'è il cellulare, fa l'app dal cellulare. Ho bisogno di sondaggio, mo. Qualcosa, spegni così, ti addormenti. Fai qualcosa, dai. Dai, amore mio, su, forza. Vedo annoiato come. Sì, infatti stasera è così. Sembra, amore mio, dai, su. Dai. Pensa che stai andando a lavorare. E quindi ti devi svegliare per forza. Quando andavo a fare i servizi io stavo in giro fino alle 4 di notte come un cretino a lavorare. A vedere gli altri che si divertivano mentre io lavoravo. Non è che. Dai. Dai, volevo dire. Dai, bravo! E dai, su, dai, e il rumanacci, uffa sta tastiera, la tastiera stasera non ti rende giustizia, da titolatore, Oh, dai che si rianima, mi hai fatto rianimare mia moglie, dai, commenta tata mentre io corro, dai, commenta, fai tu, alta voce, se no non ti si sente la tua bella voce. Sì, affanculo, se vai stessi punti esco, raga. In teoria sì. È proprio lo scombussolamento del Nürburgring Nordschleife che mi ha mandato un po'. Sì. Mi sento a parlare un po' al fino, perché i microfoni di qua, patate, se no non ti sento. Perché è più comodo per me, alza la voce. Eccola là, ancora. Se vedete, il giro di prima è identico. Quanti minuti mancano? 1 minuto e 23. Ma anche la chat è moscia stasera. Giovedì sono tutti un po' stanchini, domani sera ci riprendiamo a fuoco. Ci riprendiamo fuoco. Prima era un po' più vivace. Diciamo che quel Nürburgring Nordschleife ha un po'
rotto tutti. Infatti mi sa che domani sera, vediamo un attimo, non so se la faccio. È meglio fare le gare così, è meglio fare le gare così come vengono. Vai, bravo, dai, che ci vuole, dai. Dai, un bel abbonamento, un bel millino di abbonamenti. Un sacco di gente, un sacco di amici di Twitch. Ciao amici di Twitch! 155, Marco Drums, guanti, non si scherza stasera. Tra 29 secondi inizia la gara e tutte le volte esco di qui e tutte le volte esco di lì. Stasera c'ho anche la ciabatta che mi... Due birre, morta croma e musica a pala. Esatto, due belle birrette ci stanno, anche una dai. Non è uscito? No. Allora, riscaldamento, perché la gara inizia 27 secondi, no, possiamo anche evitare. Ok amici di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, al canale di Marco Drums Games, l'unico inimitabile, con il draghetto che potete schiccherare le orecchiette, eh? Ok ragazzi? Oh. Adesso devo fare questo. Questa non sei stata attenta. Ho creato il gruppo, eh? No, è... che di Burgoyne? Dragon Trail? Ciao amici miei, dai che stiamo facendo la gara. Un bel sondaggio, che posizione arrivo? Ci starebbe, eh? Entra tra i primi tre, eh? Dai, ma fai, entrerà Marco Drums tra i primi tre, eh? Il sondaggio di quei soldi che si può spendere, i mitici Miticoin. Dai, un bel pronostico ragazzi, dai che animiamo la chat. Siamo online raga. Siamo online amici. Ciao amici di Twitch. Porca loca. Dai che siamo online amici. Ciao grandissimi amici di Twitch. Iscrivetevi al canale e scrivetemi così vi saluto in live. Dai che c'ho i guanti da corsa. Dai che devo prendere il decimo. Forza Marco. Dai. Il personaggio puoi farlo come vuoi, eh? Per i primi 5, dai, no, 10. Sono già decimo. Cazzarola, siamo, quello che vuoi. Ah. Caspita, raga. Porca loca, oh.
pronostico, ragazzi, spendete i vostri soldini. Mitcoin, aiutami, sono in gara online. Dai, dai, che riprendo. Al Capone. Ciao, mitici. Porca. Dai che ce la siamo giocata alla grande qui. Oh, raga. Oh, incredibile, raga. Due li ho passati. Oh. Dai, 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 amici. Ah. No, lui fa i video, non fa le live. Chi gli sta dicendo? Video, video, su YouTube. Dai che andiamo a prendere l'altro. Cos'è quello lì? Il nono. Ah, ma sono dietro, eh. Cazzarola, l'ultima curva. Dai, dai. Non voglio darti la scia. Dai ragazzi, ciao amici, siamo online, siamo online. Vai, vai che ho preso il nono. Dai. Porca. Ciao amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Eccolo stronzo, eccolo stronzo, eccolo che mi ha preso dentro. Stronzo. Sparisci, testa di minchia. C'hai 3 secondi di penalità, pagliaccio. Guardalo, guardalo. Leggiamo. Non si può, Roby, non si può. Cacchio, quell'inglese mi è venuto addosso, mi ha buttato fuori sto scemo nit. Ecco, guardalo, boom, ti becchi 3 secondi di penalità, scemo. Non so, amore, concentrazione. Siamo online e stiamo... Cacchio, si dissocia Pierpaolo categoricamente. Grandi ragazzi, ciao. Dai, 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 c'è un sondaggio, c'è un qualcosa. Pronostico. Dai, perché ti giri proprio adesso? 155. Ma c'è l'usura gomme, cazzarola. Cosa c'è scritto? E farlo con sondaggio. Dai, amo, dai, su un po' di forza, amo. Dai, che sono ottavo online, forza, e leggi, dai, dai. Abbiamo votato solo in due, dai, votate, raga, dai. Dai, testa di minchia, questo qua dietro. Ma perché mi vengono addosso? Ma è sempre quello stronzo, eh. Ah no, è il Capone stavolta, scemunito. Non so, amore, concentrati. Devi leggermi, amore. Vai, vai, vedi? È uscito! Stronzo di uno. Ah, mi hai usato per andare più veloce, eh? Molti becco, eh? Ah, hai visto che è la penalità? Porca miseria, ragazzi, online è... Leggi. Please, amo. Mm?
Dai, Roby! Vai! Vai, dai, ottavo, con gli stronzi che mi venivano addosso! Ci sto, ci sto, ci sto! Vai! Tirati su bella dritta che ti vedono, no? Dai, forza! Dai, ti in piedi lì, ti svegli! E vai! Allora... Oh, Marco Drums Games, quinto ciupu 5, bella lì. Andiamo a aprire il biglietto, dai amici. Sono le 10:30, ci facciamo ancora un paio. Abbiamo vinto il sondaggio. Grandi! Roby e Kiri. Grande! Ok, grande, grande, grande Roby e grande Kiri. Grande Kiri. Ok, basta online per stasera. Troppo stressante e farlo col sondaggio. Dai, dai, fai un sondaggio, dai, cosa prendiamo dal bigliettozzo, cosa prendiamo dal bigliettozzo? Non mi sto roba, è la Giulia che sta stare bene, poi... allora cosa esce dalla, ma non ti è arrivato però la vincita, non mi è arrivato niente, è vero, hai ragione, dalla ruota. Macchina, pochi soldi, tanti soldi, schifezza, sondaggio, farlocco, vai ragazzi, oh, cos'è? I contenuti, schifezza. Marco Tirchio, ciao amici, sto facendo un sondaggio. Ok, non posso scrivere schifezza. Ah, ancora, cos'è che vuole? Ancora. Che cos'è che c'è che non va bene? Vabbè, non posso da qua fare il sondaggio. Ok, dai. Allora, scrivetelo nel... Non riesco a fare il sondaggio cosa esce? Auto, vai! No! Sapevo che uscivano pochi soldi, lo sapevo ragazzi che uscivano pochi soldi, non ho neanche visto la macchina che c'era, per fortuna! Una golfettina, andiamo a provare la MP1 ragazzi.
Allora, oh, me l'ha messa tra la 458 Italia, eh? Dove la vedi? Questa? Eh sì, è una figata. Eccola qua, no, dov'è la solo guida libera online. Per questo gioco solo guida libera online. In che senso, Gear? Perché quello là che ho fatto io è un po'. Ti vengono addosso, eh. Però vabbè, sono soddisfatto perché insomma quei quattro lì li ho perticati sulle orecchie. Poi è chiaro che. Parti ultimo. C'è la macchina che magari non è elaborata o messa a posto come la loro. In più si sbaglia. Cioè, figurati. Ecco, questa volevo provare. Che l'ho comprata stasera. Dov'è che la proviamo, raga? Su che circuito? Dai, ditemi voi il circuito. Poi devo fare un po' di soldi. Ho finito i soldi. Andiamo in Asia? No, perché dobbiamo andare in Asia? Perché devo complicarmi la vita? Andiamo qua al Dragon Trail, dai. E proviamo sta MP. Chi ha No. vinto? Non ho riscattato, è arrivato qualcosa? Eh sì, per gli stronzi. Avete riscattato qualcosa, raga, del sondaggio? Della cosa di prima? Del pronostico? Ah, andiamo bene. Dovrebbero arrivarvi i soldi, raga, e spendeteli, mi raccomando, i Miticoin, che è una valuta incredibile. Oh, tiene abbastanza sta macchina, bisogna solo stare attenti con la potenza. Gli diamo un po' di TCS in più. Oh, è come la 430. È come la 430, raga. Ah, devo staccare. Niente fini mi vogliono. Ok, ciao Kiri, grazie mille. Ci vediamo domani sera. Grandissimo. Dai, 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 poi ci sentiamo sul gruppo. Ciao, ciao, buonanotte, grazie mille che sei venuto, eh. Ciao Kiri, mitico. Buonanotte, buonanotte. Non frena niente, va bene, non c'ha neanche i freni da concessionario, raga, eh. Quindi bisogna frenare. Ah, dici che sono freni già carboceramici? Oh, va che roba, come parte il posteriore. Notte, notte, Kiri. Saluta, mo. Robby, cos'è? No, nel senso, scusami, non ho capito. Come non sono arrivati i Miticoin? No, ma perché? Non lo so, è una cosa di Twitch questa, Robby. In teoria dovrebbe arrivare. Non so, c'è qualche cosa da fare. No, una volta che finisce il sondaggio dai soldi. In teoria Twitch. Eh sì, pronostico. Distribuisce in automatico. Magari non è immediato, prova a vedere domani. Non lo so, Carla. Se non li vede, non li vede. Oh, la Enzo si alza l'alettoncino dietro per frenare. Figo, figata, non lo sapevo. Ah, non lo sapevo proprio sta cosa fighissima, guardala. Voglio vedere il replay di questa, eh. Oh, guarda! Guarda Ferrarino come è venuto bello Scrauser. Ma come ce la stiamo sbattendo? In faccia, ci stiamo sverniciando a vicenda. Adesso è dura, adesso è dura.
stai chiamando su Messenger? Io? Non lo so perché è partito. Non so perché, sì. Ti sto chiamando su Messenger, ma non è possibile. Non sono stato io. Messenger fa le cose senza il mio volere. Oh, cazzarola! Scusami Pierpaolo, non ho capito perché fa così. Forse da prima volevo buttare via la chat e ho fatto via la videochiamata. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch. Mi si è girata su una parte che era impossibile girarsi lì. E siamo arrivati secondi. Vabbè, ci sta. Un po' di The Show Must Go On. Anche se ero prima. Voglio vedere un attimo il replay di questa qui perché l'ho comprata stasera. Questa Ferrari, questa McLaren MP1. E voglio proprio dargli un'occhiata al replay, eh. Ok, abbiamo già preso il bigliettozzo che c'è stata una schifezza. Una schifezzozza. Bella, bellissima sta macchina, bellissima raga. Ciao, buonanotte. Ok. Oh, che disastro quella curva, raga. Che disastro. Facciamo le ultime due o tre gare, ragazzi, e poi ci lasciamo. E ci vediamo domani sera, amici. Ok, qua avevo recuperato bene. Anche lei si alza la lettoncione, eh? bella lì la McLaren. E niente, qua e qui diciamo che è proprio andata. È proprio andata. Eh sì. Ah no, c'è il secondo giro, oh, scusate. Qui l'ho recuperata tantissimo. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettetemi un bel commento così vi posso salutare in live, ragazzi. Come si alza la lettonciozzo per frenare. Anche la Enzo, anche la Ferrari Enzo si alza. Bella lì. Il replay di questo gioco lo amo, ragazzi, è bellissimo. È veramente una figata. Come gli ho dato via, però mi sono dovuto allargare. Eccola lì la Ferrari, guarda come mi svernicia. Mi ha sverniciato, devo dire la verità. Ragazzi, abbiamo fatto due belle garazze online, però purtroppo le gare online sono complicate perché la gente viene addosso. Quando uno ti viene addosso in curva o quando stai frenando, è dura. Allora, lui è staccato un po' troppo tardi e il problema è che qua stavo spegnendo il telefono perché ho fatto partire una telefonata da Pierpaolo senza motivo,
e ho fatto sta cappellata. Eccola là, eccola qua. Ah, mi è anche venuto addosso, tra l'altro. Sì, è bella. Non è male. È un po' come la 430 però della Ferrari, eh? Sì, un po' quello stile, raga. Vi voglio far vedere una macchina incredibile. Eccola qua che siamo arrivati. Vi voglio far vedere una macchina incredibile invece. Ve la faccio vedere subito, amici. Allora, sondaggi e il resto stasera purtroppo sono venuti un po' così. Non c'è la mia grandissima amica Giulia e il mitico Lord che mi fanno da moderatori, che saluto tantissimo. Allora, vi faccio vedere un attimo le auto leggendarie che ci sono, che tra l'altro non sono neanche andato a vederle. Allora, Skyline l'ho comprata. La GTO sta andando via. La GTO sta andando via, raga. C'è anche la Miura. Vabbè. Non credo di riuscire a fare 2 milioni e mezzo domani sera. No. Vediamo un attimo le auto usate, visto che siete arrivati adesso. Ciao amici miei, mi raccomando iscrivetevi al canale e scrivetemi un commento così vi posso salutare. Allora, quelle che vedete con la spunta, vedete il libricino blu, che le ho comprate, ci sono, sono già nella mia, la Mazda RX7. Mazda RX7, però non è malvagia, eh? Se spendiamo sti 58.000 per comprare anche la Mazda. Sì, ce l'ho. ce l'ho, Roby, eccolo qua. Vedi che c'è la spuntina? Sta Mazda qua, secondo te, la RX7, vale la pena? Eccezionale, RX7 perfetta, all'uscita generazione la più leggera, aveva un Bari 30 più basso rispetto alla concorrenza, ancora oggi su prestazione in curva. Ah, si è elaborato a dovere, si è deciso di cavarsela con i modelli più recenti. Però, dai, la prendiamola, ah sì, chi se ne frega, tanto paga Marco Drams. Ah, non ti piace? È arrivato dopo il commento. No, non voglio provarla. Allora, praticamente ce le ho tutte, tranne questa. Cosa ne pensate, ragazzi? Lo compro così ce le abbiamo tutte? È proprio una schifezza sta macchina. Ma sì, compriamola. La compriamo, Robby. Ma chi se ne frega, la Toyotina. Trueno, così posseggo una Toyota Trueno che io non ho mai sentita in vita mia. Oh, raga, le abbiamo tutte. Quelle macchine che vedete qua, ce le abbiamo tutte, ok? Ho la Ford GT, la Testa Rossa, la F430, la RX7, la DeLorean, amici, la Mini Cooper, il Sambabus, questo ce l'ho, ragazzi. È bellissimo. Dai, ti faccio vedere un giro col Sambabus, Roby. Sambabus. E poi Sambabus. Eccole qua. Eccoci qui. Eccole qua. Queste, eccolo qua. Questo è il mio, eh? Guarda che bello dentro. Incredibile. Dai che ti faccio vedere un pezzettino, non finisco neanche il giro, ti faccio vedere solo il pezzettino. Devo subito allargare la parte mia della, facciamo Dragon Trailer, dai. Ti faccio vedere io. Vai, Arcade. Lo facciamo vedere da fuori, raga. Dai. Ah! Che spettacolo! Oh, che la... Guarda da dentro, amici! Con la 5 centina! E ci sono anche le macchine. Guarda che roba! Oh, frena però!
che si ribalta a 50 all'ora. Oh! Guardalo! Dai, scala! Non va, non va! Guarda 5 centila! Oh, oh! La Jeep militare! Oh, bello! Guarda la Jeep militare, guardala, guardala! Dai, vai! Ma quanto è bello! Secondo me... 88 non lo fa. Vediamo se riusciamo a prendere a fuoco. Sì! Ce la farà il nostro Marco Drums? Arrivare primo? Anche sta Jeep fa veramente schifo, eh. Si ribalta. 110 in discesa, raga. 110 in discesa. Guardalo. E quando lo prendiamo quello? Dai che dobbiamo prendere il terzo. Maruyama, andiamo a prendere il giapponese Maruyama. Lo sto giocando col pad perché è talmente lento che mi si inchioda anche la gamba. Oh, guardalo come drifta bene il Sambabus. Come drifta Marco Drums. Dai però, dai. Ah, c'è anche il TCS. Mamma mia, possiamo anche metterlo a zero, credo, con tutta la potenza del Sambabus. Il Volkswagen, ragazzi, il furgoncino degli hippie degli anni 60. Quanta gente è nata su è stata concepita su sto furgoncino. Incredibile. Ai mitici Woodstock. Mamma mia. Credo che... Ciao amici di Twitch, benvenuti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivetemi in chat, così vi saluto. Credo che questo furgoncino qui non era buon mercato ai tempi, eh. Non credo che era un furgoncino a basso costo. Era troppo scicchettoso per i furgoni di una volta. Comunque non li prendiamo più, eh. È una gara un po' lenta, ragazzi, ma questo mezzo merita. Con la moviola stai guidando, esatto, Pierpaolo. Infatti vedi che sto giocando col pad perché non ce la faccio neanche a guidare col joystick, col volante. La devo allargare assolutamente l'immagine subito appena finisco la live. Grazie per Paolo della tua amica che gli ho scritto quello che mi interessa del logo. Vediamo un attimo cosa, se si riesce a fare qualcosa. Sto aspettando ancora il logo della Julie, ma chiaramente sappiamo noi che poverino ha da fare. Grande Pierpaolo, grandissimo. E se riesci a convincere la tua amica di fare iscrivere anche la sua ragazza, sarebbe una ficata assurda, eh? E qualche abbonamentino, Pierpaolo. Tutti i tirchi, Pierpaolo, scrivilo. Fate l'abbonamento. No, non è vero, ragazzi, mitici. Comunque ringrazio Twitch che ci permette di stare insieme, di divertirci. Grande Pierpaolo. E amici miei, domani sera ci vediamo alle 8:30. Io ve lo dico già perché fra un quarto d'orina andiamo. Io dopo di questa gara stramitica, che forse ce la facciamo anche arrivare un po' più avanti di quello che siamo adesso, eh? Tra l'altro, magari primi non lo so, perché quello là vedo che bello va giù, bello a cannone. Possiamo anche arrivare tra i primi, eh? Perché questa qui l'ho fatta veramente bene. Me lo sento di arrivare primo, eh. Se c'era mia moglie ci facevamo un sondaggio.
vi saluta Carla e anche il grande Zane Boy Leo vi salutano, sono andati a letto che sono stanchi, io adesso anch'io alle 11 circa finiamo la live, ci vediamo domani sera 8:30 e orientativamente faremo GT, dopo vediamo un attimo. Grande Roby, guarda che roba passato. Allora Pierpaolo si dissocia da Tokyo, quindi in teoria facciamo GT, il grandissimo Gran Turismo Sport, e gli dici alla tua amica di entrare anche domani sera, facciamo così Pierpaolo, dai ci facciamo un altro GT. E ragazzi, se volete giocare con me, Roby, se vuoi giocare, e anche a tutti gli altri, Bruschetta, a tutti gli altri amici che sono entrati anche adesso, se volete giocare si può fare una bella giocata tutti insieme. Purtroppo, grandissimo Pierpaolo. Come si dice, grazie amico, grazie, mitico, sempre mitici ragazzi, e mi raccomando di sfruttare e di usare i vostri miticoin, sfruttateli per comprare le cose fichissime. Adesso sto vedendo di fare anche le icone, quelle belle da mitico. Datemi il tempo ragazzi, perché sto facendo dei casini con OBS che devo farlo funzionare, volevo mettere le grafiche nuove, volevo fare un sacco di roba, è arrivata la scheda e non ho fatto praticamente nulla. Poi se non bastasse, forse sabato mattina devo pure lavorare, quindi speriamo di no. Oh, questa, mi sono giocato la vittoria. Aia, curva brutta, mi sono giocato la vittoria. Ai, la ragazza lavora ad Amazon, quindi sta lavorando adesso. Grande Drums, Roby, ce l'ho fatta. Che figata. Vabbè, dai, non guardiamo anche il replay, già è stato tipo 7 minuti di tragedia. Sì, quindi lavora, probabilmente lavora, vabbè, se non lavora, ci vediamo, se lavora, ci vedremo un'altra, ma in questo momento no, ho capito. Allora, io volevo farvi vedere una garettina con questo missile, perché è un missile, amici miei. La Fiat, guardala qua, guarda Roby, la Fiat Dodge SRT Tomahawk S VGT. Allora, io vi dico che è Fiat perché in teoria dovrebbe essere del gruppo Stellantis, se non dico una stupidaggine, dovrebbe esserlo però, e quindi del gruppo Fiat, FCA e PSA. E poi tra l'altro non so se compra la Charger SRT, la Charger, ma non ce l'ho mica la Charger, ma che ce l'ho? Oh, puoi comprare, ho comprato 7 macchine oggi, non c'ho più soldi. Adesso devo fare tipo 70-80 volte sto... Allora vi faccio vedere un modo veloce, amici miei, per raggranellare un bel po' di scale. Ok? Andiamo con la Tomahawk, che costa 1.000.000. Ho fatto anche un video su YouTube, mi raccomando ragazzi, se volete iscrivetevi anche al mio canale YouTube dove faccio video fichissimi, e ho fatto il video di come fare i soldini in poco tempo. Allora, in circa sono 52.500 crediti o soldini o money o euro, chiamateli un po' come volete, soldi di gioco o miticoin, io li chiamo miticoin, 52.000 miticoin. Che sono la moneta di Marco Drums Games, su Twitch, i mitico soldi, coin, il miticoin, grandissimo, è un'idea di Leonardo, mio figlio, grandissimo. Allora, potete anche andare a sbattere, che tanto non vi frega niente, l'importante è che non toccate dentro le altre macchine, ok raga? Sono 6 giri, all'incirca sui 40-35 secondi l'uno. Adesso vi faccio vedere un attimo, tanto la macchina è praticamente ferma, sta... E se anche andate a sbattere un pelino, non succede niente, ok? Non sto usando il volante perché... Potete anche andare a sbattere,
tanto non conta nulla in termini di gara. Potete anche fare tutto il campionato anche con questa qui, poi alla fine ricevete 70.000 alla fine del campionato. Diciamo che però a farvi tutto il campionato ci vuole un bel po', perché le altre gare sono da 5 giri e non sono così veloci come questa qua. L'unica è questa qui adesso, dopo la patch, dopo l'aggiornamento che hanno fatto, l'unico modo per farmare un po' di dittini, di bitcoin, è farlo qui. E vi faccio vedere un attimo com'è. Questa cosa l'ha scoperta il mitico Kevin, che non so se è ancora live con noi, perché lui sta giocando nel frattempo, e credo che si sta facendo sta pista per prendere un sacco di cose. Io dovevo prendermi la GTO, io vedo domani, domani ho lavoro, se riesco c'è ancora la GTO magari sabato a farmi un po' di gare. Allora, se sono 52.000, 10 gare sono 500, 10, 20, 30, 40, 50 gare per prendere la GTO. Non lo so, amici miei, se riesco a fare tutte queste gare, sinceramente. Anche perché quando gioco con voi mi piace correre piste. Ah, oh, cazzarola. Speriamo che non mi è venuto addosso, che me l'ha contata come se gli sono andato addosso io. Se no non è più 52.000, eh. E perché a volte si mette anche il traffico, a venirti addosso e vedi, guarda qua, guarda qua. Ok. Ok, ok, ok. Dopo di questa, cosa volete vedere come, dai, ultima gara, amici miei? Dopo ci vediamo, domani sera 8:30, domani sera 8:30 con Gran Turismo 7, amici miei. Andiamo a farmare, andiamo a comprare un po' di macchine. Andiamo a fare un po' di online, se ci siete anche voi possiamo giocare insieme, ci divertiamo a sportellarci e continuiamo magari qualche Le Mans. Dai, cazzarola, l'ultima gara mi puoi fare 30 minuti di Le Mans, non è un po' più un po' più tranquilla. No, Le Mans è bellissima, ma sono 5 giri. A meno che, infatti ti stavo dicendo, così domani andiamo a Le Mans o al Nürburgring domani sera. Su Westerrato, va bene, su Westerrato ci sto. Vediamo quanti soldini, 52.005, avete visto? Ok, poi cosa fate? 52.000. Toyota Lollador, vai tra, andata. Guardate, vi faccio vedere solo un pezzettino di replay, amici miei, per farvi vedere che mezzo è questa Dodge Tomahawk. Incredibile. Ah, poi sai cosa si può fare domani per Paolo? Possiamo andare avanti un po' con quelle sfide del circo. Mamma ragazzi, che prototipo, che sembra la macchina di Batman. È un missile, ma anche come altezza da suolo, una cosa incredibile proprio, incredibile. Vabbè, dai, su Westerrato ci sta, ci sta di brutto. Prossima gara. Poi voi cosa fate? Appena entrate nella gara, tempi di caricamento sono zero, raga, è una cosa veramente fantastica, incredibile direi. Ok, e quando siete qui uscite, tanto i punti ve li ha dati. E vi siete fatti 52.000 in 3 minuti, 4? Dai, una roba del genere. Ok, allora, su Westerrato per l'amico Pierpaolo, noi ci vediamo domani sera. Ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. È l'unico col draghetto che si può schiccherare le orecchie, l'unico Marco Drums Games Channel. Ecco qua, facciamo un po' così, almeno si vede un po' meglio il logo. Ecco, su Westerrato per l'amico Pierpaolo, domani sera facciamo Gran Turismo 7, vi aspetto tutti, se non siete iscritti iscrivetevi, e domani sera scrivetemi nella chat così vi saluto. Allora, su Vettino con la Toyota Lollador, eccola qua la Toyotina, vai! Toyota Tundra, raga, andiamo a farci un po' di su Westerrato, poi ci salutiamo, e domani sera invece possiamo stare su anche oltre le 11 di sera. Sono un po' vecchietto, ragazzi, devo andare a lavorare domani, e quindi non ce la faccio proprio a stare su per troppo tempo. Oh, ciccio, ok. Allora, mi sembra che questa non è elaborata come macchina, facciamoci un medio, poi non me lo ricordo.
tiriamo giù un po'. Perché questa tipologia di tempo? Io non l'avevo scelto pomeriggio, no, eh. Sono andato a scegliere anche il tempo che non si vede niente, il cielo oscurato. Vabbè, ci sta. Con la nostra Toyotina, l'Hollador, come dice l'amico Pierpaolo. Dai, senza TCS, tiriamo via il TCS, non voglio il TCS, non voglio il controllo della trazione, forse è meglio se lo metto, forse è meglio se lo metto, almeno uno, dai. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch, siamo sul Toyotina all'Hollador, guardate raga, 4x4, ci sta dentro di brutto. La gara per l'amico Pierpaolo, che lui piace il SUV e lo sterrato, è proprio un suo chiodo fisso, SUV e sterrato, grande, grande Pierpaolo, ci sta. Ma sinceramente non ho trovato tante piste io di sterrato su questo gioco, eh? A parte sto facendo sempre la Sardegna, perché sinceramente non so se c'era un'altra. Labrador. Labbra di fuoco, la mia Toyota aveva, e sto salto sempre si incasina. No, ce l'ho fatta. Andiamo a prenderci il Clio. Comunque posso farlo anche a livello difficile. Si deve correre un po' più concentrati e si deve... Non mi ricordavo di averlo fatto a livello difficile. Probabilmente l'ho elaborato un po', perché sinceramente normalmente non vanno niente queste macchine. Però essendo 4x4 tiene la strada, eh. Due giri, siamo all'ultimo giro. Oh. Ok, vai. Oh raga, vi devo dire che il G923 ha il True Force. True Force, oh, per legge del True Force sono andato a sbattere. Praticamente cosa cambia dal G900, dal G29? È la sensazione e come che ritorna. Orca, sono dietro, eh? È la sensazione che si ha, che è migliorata, oltre ad avere anche gli autoparlanti qui sulla scocca per farvi sentire proprio il rumore anche dei cordoli e quelle cose lì. E effettivamente è figo. G923, io ve lo consiglio. Se invece avete un sacco di soldi da spendere, andate su perché mi viene il gatto, che è sulla scheda video digitalizzatrice che ho comprato. No, dovete andare non Trasmaster, Fanatec. Se avete più soldi andate sul Fanatec. Ok. Su queste razze, dai che ce ne facciamo un'altra veloce, bella, con l'Hollador, guarda che bello ragazzi, Toyota Tundra, bella, su queste razze ci siamo, andiamo a farci un'altra garetta proprio velocina, bella anche il replay, mi piace tantissimo il replay di questo gioco ragazzi, grande Pierpaolo, dai che ce la facciamo, sempre primi. Allora facciamo un'altra garettina veloce, io la farei con la 430 che ho comprato stasera, così vi faccio vedere, vi ho fatto vedere sia la McLaren MP4 e adesso vi faccio vedere la 430 che ho comprato stasera, eh? Tra l'altro avevo comprato anche un paio di macchine che non me le ricordo più ultimo, cos'è che ho comprato 10 minuti fa? Ah, la Tueno e la RX7, figa, ci sta, volevo farvi vedere la Ferrari 430 o volete vedere questa qua? Fare un giretto al Lago Maggiore, dai, facciamo Lago Maggiore. Morbide, ok, ci sta. Dai, allora vi faccio vedere la 308 GTB. Da quando l'ho comprata la 308? Ah, quella di Magnum PI. Indifferente, dai, allora facciamo la 430, so che ti piacciono le Ferrari. Ma anche perché l'ho pagata di più, quindi più che altro per quello. Allora, se la trovo però, Testa Rossa l'avevo comprato l'altro giorno. Ma dove è andata a finire? Oh,
Lo trovi? Mi hanno venduto la macchina? Dov'è la 430? Non la trovo. Oh, guardate la Stratos, raga. Guardate la Stratos. Cosa ho comprato qui? È inguidabile, è inguidabile, inguidabile. Infatti, non è che mi gusta tantissimo. Ma dov'è, scusa, 430? Ma dov'è che è andata a finire? Bella, eh? Mamma mia. Ma tu devi vedere che roba. Non puoi dargli su di gas per Paolo che ti si ribalta, si ribalta, si ribalta, si gira come una trottola. Ma ragazzi, mi hanno fregato la 430, scusa. Dov'è? Oh. Mi sto preoccupando. Mi sta venendo l'ansia, ragazzi. Aspetta un attimo che mi hanno fregato la macchina. 458 Italia. Ma è possibile che ho comprato questa qua stasera? No. Probabilmente. Eccola qua, perché l'ho comprata nera, scusate, raga. Che cacchio. Non la trovo più. C'avevo l'ansia, che però non si possono vendere le macchine, quindi era impossibile che me l'avessero fatta potuta. 270.000, ragazzi, sono un po' povero. Dai, andiamo a farci un bel. Allora, questo. Dai, ce lo facciamo a difficile. Poi se vinciamo, vinciamo. Se non vinciamo, anche. Tanto. The show must go on, sempre, giusto raga? Giusto? Dai ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e se allora facciamo chi c'è subito. Ah no no, qui c'è un bordello di cavalli. Vabbè dai, un pelino si può toccare. Bisogna fare un po' gradualmente, eh? Guarda che belgia, che belva. Cos'è sta qua? Tuscan. Ma che figata, oh, madreperla sta macchina davanti. Ma dai, bellissima. La voglio. TVR. Andiamo a vedere quanto costa. Me lo ricordi per Paolo? TVR. Finita la gara vado a vedere quanto costa, perché voglio una macchina a madreperla. Oh, mamma com'è cattiva. TVR, eh. Ricordiamoci che voglio quella macchina in madreperla. Oh! Guarda che roba, guarda che roba! Guarda che roba, guarda! Va, va, va! È incredibile sta macchina, è un cavallo imbizzarrito, eh! Ciao amici di Twitch, benvenuti amici, benvenuti, mi raccomando iscrivetevi al canale, l'unico inevitabile di Marco Drans Games con il cazzarola. No, non ho mai sbagliato così in vita mia, che figura. Volevo farvi vedere il mezzo. Voglio comprare questa macchina, madreperla. Grazie, grazie che mi sei venuto addosso, Matti. Dai, the show must go on. Vi stavo dicendo che sto imparando a far andare le marce. Mamma mia, quanto. Quanto scodicchia. Sono avanti parecchio, eh. Tiene la strada, ma ha troppa potenza e vi va via di potenza. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto di Marco Drums con il logo, con il draghetto che si può schicchierare le orecchie.
È una cosa incredibile che non si riesce a regolare la potenza di questo motore. Ferrari F50, ciao! Dai che forse lo prendiamo, dai che forse prendiamo il primo. Non so ragazzi se ce la facciamo a prendere l'americano, eh. Oh, 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 salta! Ma che bestia di macchina è che salta? Ah, la Huracan, la Lambo. Io mi sono impalato qui ragazzi, per salutarvi. Dai che andiamo a sverniciare la Huracan. Facciamo tutta in testa. Dai. Ok. Ok, sono felice. Ultima mega gara vinta da Marco. Oh! Ma no, sono tre giri! Ma no! Ma no, Paolo! Ma perché sono tre giri? Ma erano sempre due! Incredibile! Dai, dai, facciamoci l'altro! Ehi, infatti! No, per Paolo! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Non l'ho visto tra di tre! Sono sempre due giri sta pista! Perché ne ha fatti tre sto maledetto? TVR, adesso andiamo a comprarla. È un bel bolide sta macchina, eh? Allora ragazzi, il Gran Turismo dovrà implementare un'intelligenza artificiale che si adatterà al vostro livello di difficoltà. Vedete, qui siamo a difficile, con una bella macchinozza bella preparata, e li abbiamo presi, anche sbagliando, quindi... Oh, ma questa sgomma anche sul dritto a 220 all'ora, ragazzi. Ma è incredibile sta macchina. Oh, che salta, oh, che salta. Allora, raga, non so voi, ma mi piace troppo, troppo, troppo sto Gran Turismo. È troppo divertente. Tante cose da fare, tante macchine, devo fare anche tutte le livree mie personalizzate sinceramente, perché adesso ho fatto solo la tuta. Devo fare anche le livree proprio mie, Marco Drums Games, così anche quando si va online facciamo un po' di pubblicità al canale, ragazzi. Ok, dai, forse adesso possiamo gioire, per Paolo, gioiamo. Grande Pierpaolo, abbiamo scoppiato, l'abbiamo fatto scoppiare quel bagarospo, quel bel bagarospo. Dai, 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 vediamo solo un pezzettino. Aspetta, volevo farvi vedere un pezzettino di replay. Mamma quanto è bella questa 430 TVR, andiamo subito. Quanto è bella sta 430, raga. Guardate anche lo scenario, che bello questo gioco. Veramente una figata, raga. Come viaggia bene. C'ha le pizze dei freni basse. Incredibile. Bella anche nera, eh. Diciamo che io una Ferrari la comprerei o rossa o gialla se avessi i soldi per comprarla. Una Ferrari nera non la comprerei mai. Però ha il suo fascino anche nera, eh. Anche nera non è male. Andiamo a comprare la TVR e ci salutiamo. Allora. TVR, ma che macchina sarà la TVR? Dove vado a cercarla? TVR. Sarà americana? Secondo me
Quanto costa la Tesla? 92.000. Beh, possiamo comprarla, eh? Ci compreremo anche la Tesla, ok? Così proviamo ad andare a farci una bella gara TVR, eh? No, allora è Asia. Ah, amico mio. E non si può comprare. Nissan, io ho la Qashqai, che bella la Nissan. Mamma mia. Che bella, va qua, GTR. Non si può comprare. Dov'è che è Radical? Fammi vedere. No, queste sono quelle macchine strane, infatti. La Roof. Vabbè, ci abbiamo provato. L'Alpine, che cos'è che c'è qua come Alpine? Adesso tra l'altro in Formula 1 sono come Alpine, eh? Ah, la 110. Oh, oh, figo. È britannica la TV, la TVR, Robby? Ma non c'è. Quindi se non c'è, praticamente non si può comprare e bisogna aspettare che venga nel Jaguar. Beh, anche sto Jaguar, ragazzi, non scherzo niente. Guarda qua. Spettacolo. TVR. No, ma io lo volevo comprare solo perché c'aveva il metallizzato, eh? Sinceramente non è che mi interessava tantissimo. Nell'usato ho comprato tutto. Nell'usato, mio amico Pierpaolo, ho comprato tutto, non c'è. E bisogna aspettare che venga fuori, vedi? Guardate, tutto. Il libricino blu perché le ho comprate, eh? Ce le ho tutte. Bisogna fare un po' di creditozzi, così quando arrivano le macchine si comprano. Ma non è solo una questione di comprare le macchine, amici miei. La questione è che bisogna anche avere i soldi per elaborarle. È quello il problema sostanziale. Amici miei, io vi ringrazio come tutti i giorni. Grazie di essere stati con me, di aver giocato insieme, di esserci divertiti. Ci vediamo domani sera alle 8:30, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale. Fate gli abbonamenti, che domani sera si corre. Andiamo online, facciamo un po' di SUV sterrato, facciamo un po' di qualcosa, insomma, dai, facciamo un po' di qualcosa. Buonanotte, amico mio, buonanotte Pierpaolo, buonanotte a tutti gli amici che sono intervenuti stasera. Ciao, grazie mille e ci vediamo domani sera. Grande Robby, grandissimo Robby. Ci vediamo domani se puoi, eh. E ciao amici, ciao, sono stanchissimo, e guardate il logo, effetti speciali incredibili di Marco Drums, che chiude la live con il logo vicino alla face. Ciao amici, ciao a tutti, a domani, ciao amici miei, buonanotte amici di Twitch, buonanotte a Twitch, grazie a Twitch che ci permette di fare queste live fichissime, e noi ci vediamo domani sera tutti noi, eh. Ciao amici, se potete ci vediamo domani, buonanotte a tutti.